Il trofeo Tollegno 1900 Revival Lanagatto è giunto ormai alla quarta edizione. Com'è nata la manifestazione e che cosa rappresenta oggi? È nata 4 anni fa da una passione che abbiamo noi per le automobili storiche e negli anni 70 fino agli anni 80 Tollegno 1900 con Lanagatto era main sponsor del rally della lana. Allora abbiamo deciso di rievocare questo rally sponsor in una chiave più moderna e aggiornandolo ai tempi di oggi. Quest'anno abbiamo chiuso le iscrizioni a 100 equipaggi, abbiamo dovuto fare una selezione altrimenti la cosa diventava ingestibile perché comunque acquistato è molto molto successo. 100 equipaggi selezionatissimi, le auto sono d'epoca fino al 1990 oppure delle hypercar. Spaziamo veramente da tutte le automobili, quelle più interessanti forse sono una 275 GTB gialla che arriva dalla Svizzera, da Zurigo, una 250 GT lusso, abbiamo poi tutte le Ferrari, l'F40, una Mercedes GTR che è un po' il pezzo forte che ha fatto da apripista, tantissime altre, veramente dovrei dirle tutte 100 per accontentare tutti. Come sta andando la gara, come sta procedendo, quali sono un po' le emozioni di questa prima parte? Ma direi bene, la sensazione è positiva, andiamo molto d'accordo in macchina, poi le prove vincerà il migliore, però... Cosa significa per voi calcare quelli che sono di fatti le vostre strade e quali sono le tappe più interessanti? Sicuramente è un'occasione unica per mostrare a tanta gente un territorio bello come il biellese, spaziando un po' dalla pianura, andando su in montagna, le prealpi biellesi. Anche in questo periodo, in primavera, comunque si può vedere un territorio fantastico, è veramente un'occasione per far conoscere questo territorio, questa zona e le sue eccellenze. Siamo qui con Eric Comas, campione europeo di rally d'auto storiche 2017. Cosa significa per lei partecipare a questa competizione? Ah, per me è molto legato al territorio di Biella, perché quella Stratos è stata fatta nel 79 per Claudio Maglioli, che era il famoso preparatore dell'Ancia Stratos, e grazie a Andrea che è venuto un altro bielese l'anno scorso abbiamo potuto vincere di nuovo 40 anni dopo con la macchina. Allora, partecipare a un evento organizzato da un amico, Nicola Salin, con quello abbiamo organizzato insieme il World Stratos Meeting, è un piacere perché non è una partecipazione che potevo valutare gli ultimi 3 anni perché ero troppo impegnato con la competizione. Adesso che non faccio più gare di competizione con la mia Stratos, mi posso dedicare a degli eventi molto più rilassanti dove abbiamo l'opportunità di incontrare nuovi amici e vecchi amici. State guidando un'auto che è letteralmente unica, ce ne parli un po'. Allora, nata nel 1959, è un prototipo creato da Zagato e Abarth. L'auto è sua ed è da... Proprietà di famiglia, arriva dalla Sicilia, è stata restaurata, il restauro è stato seguito totalmente da mio fratello. Angelo Meniglio. È la mia macchina preferita della mia collezione,
È una macchina, una Ferrari 275 GTB4 dell'anno 1966. La passione della macchina. Questa è una macchina vintage, allora non c'è niente elettrica dentro e questo è un grande challenge, mi piace da Dio. Per noi è un onore partecipare a questo trofeo di Tollegno che i nostri amici Germanetti hanno organizzato ormai da qualche anno e noi sempre presente negli ultimi 3 anni, ci diverte molto partecipare e l'organizzazione, devo dire, è impeccabile. Una bellissima occasione per il rilancio del territorio locale e devo dire ci stiamo anche molto divertendo. Siamo in una cornice straordinaria del Trofeo Tollegno, devo dire c'è una serie di auto incredibili, storiche e soprattutto anche tante da corso. Ho visto delle belle Abarth, Mercedes e una serie di Lancia incredibili, per cui riesco a coniugare un po' di lavoro con un po' di passione. Devo dire che la fortuna è tanta. Giornata di gara è giunta al termine, quali sono un po' le sensazioni dopo questa prima parte? Sicuramente è stata una giornata bellissima, abbiamo avuto tanto sole che ha contraddistinto questa prima giornata della terza edizione. L'anno scorso siamo stati un po' meno sfortunati con il tempo e questo è già un grandissimo regalo. Tantissime macchine, sempre in crescendo, manifestazione che accoglie spettatori e partecipanti da tutta Europa. Ho visto oggi tante targhe anche tedesche piuttosto che francesi o inglesi e questo fa molto piacere. Ci siamo divertiti molto, c'è un gruppo compatto di amici e è sempre bello trovarci qua a Biella per il Tollegno. Che auto guidi? Guidiamo una Porsche Carrera RS 964 del 1993, che è una macchina perfetta che si adatta in qualsiasi situazione in queste bellissime stradine di montagna.